Oggi è mercoledì e come sempre parliamo di ambiente, un tema che come sai è fondamentale per me, ma penso lo sia per tutti. È in corso la COP27, ma preferirei attendere il 18 di novembre, quando si concluderà, ci sarà il documento finale che sembra sia già in gestazione. Speriamo che non resti solo un documento, ma intanto sentirlo prima di parlare dei risultati, vedere questi risultati quali saranno. Mentre oggi vorrei segnalarti una cosa molto carina, cioè che dal 18 al 21 novembre sarà la festa degli alberi in tutta Italia. Le manifestazioni collegate comunque non finiranno in quei giorni, perché ad esempio mi sono iscritta all'attività, perché ho la fortuna di essere a Roma, Legambiente il 27, domenica prossima. Sarà alla mia amata Garbatella, al parco, all'altezza di via Anna Maria Parigi, per la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti per il completamento della dotazione vegetale del parco, ma sarà comunque un modo per incontrarsi e non so, io spero di essere in grado di, se mi danno istruzioni, di mettere a dimora un alberello. E sarei molto contenta di pensare che alla Garbatella c'è un alberello che ho contribuito a piantare anch'io. Ci saranno anche laboratori, giochi per bambini. Prima del 27, precisamente sabato 19, domenica 20, ci saranno sempre alla Garbatella, per quello che riguarda l'attività di Legambiente per la festa degli alberi a Roma, ci saranno visite guidate e laboratori alla scoperta della natura, della storia e delle potenzialità del parco della Garbatella. Per migliori informazioni guarda sul sito di Lega Ambiente, anche se sei da altre parti, purtroppo in Liguria no, perché hanno fatto una sola cosa il 12 di ottobre, ma non ho trovato almeno previsioni di attività. La domanda è perché è importante festeggiare gli alberi, a parte perché sono molto belli. Le notizie, o meglio le informazioni che ti do, sicuramente le conosci già, ma è bello ritrovarle, le ho trovate è bello ripeterle, le ho trovate sul sito di Architettura Sostenibile. Anche questa è una bella cosa, che ci sia un sito dedicato all'architettura sostenibile, quindi sicuramente te lo consiglio. E questo sito fornisce diversi buoni motivi in un suo articolo. Chiaramente il sito è dedicato a tutto l'insieme dell'architettura sostenibile. Dicevo, c'è un articolo che indica i buoni motivi per fare questa festa, nella speranza, dico io, che serva almeno a contribuire a creare una sensibilità al tema, che duri non 4 giorni di festa, ma tutto l'anno. Gli alberi producono ossigeno assorbendo, come tutti sappiamo, e quindi levando di mezzo anidride carbonica, ma anche provvedono, e questo lo sapevo solo in parte, alla depurazione chimica dell'atmosfera, alla fissazione dei gas tossici e al filtraggio delle polveri sottili, e poi riducono l'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico, attutendo i rumori che disturbano e che, oltre a disturbare, è ormai provato che creano ansia, stress e aggressività, tutte cose che in questo tempo, in questo periodo, ci ritroviamo di fronte a presentare il conto continuamente. Ieri ero in aeroporto Roma, per viaggiare da Genova a Roma, e c'era un bel cartello che invitava chi lo leggeva a non essere aggressivo con i compagni di viaggio occasionali e non, e con il personale dell'aeroporto, che lavora a bordo dell'aereo. E il fatto che mi è venuto in mente che c'è un cartello analogo anche su qualche autobus a Roma, contro l'aggressività nei confronti del guidatore, del conducente e degli eventuali, quando ci sono controllori. E quindi credo che sia un fatto su cui fare un attimo di riflessione, questa cosa che è necessario, evidentemente, è diventato necessario ricordarci che non è opportuno essere aggressivi in
ogni situazione in cui siamo più di due in uno stesso posto, l'aggressività che è più delle volte conseguenza di ansia e di stress. È il problema che il Covid non credo ha creato, penso abbia acuito, ma indubbiamente ci ha lasciato. E quindi ritorniamo agli alberi, se la loro presenza sicuramente aiuta psicologicamente e in più aiuta anche a ridurre il rumore che invece attiva le nostre proteine, i nostri enzimi dell'aggressività, bene, ma ragione di più per festeggiarli. Per non parlare, tornando appunto agli alberi, della loro ben nota, ma ahimè dimenticata dalla urbanistica degli anni passati, ma da non troppo, funzione protettiva e di tutela del suolo, il cui dissesto e degrado sono decisamente un problema molto serio del nostro paese o nazione che dir si voglia, perché poi il degrado ambientale è un problema assolutamente bipartisan, che colpisce in maniera uguale chiunque, senza distinzioni di razza, età, sesso, opinioni politiche. Alla fine è più costituzionale lui, il degrado ambientale, di altre e migliori entità. Ovviamente non basta piantare alberi per risolvere i nostri tanti problemi in questo ambito, ovviamente un'attività che sia organizzata, pensata, progettata e portata avanti con serietà, e anche non si può piantare qualunque tipo di albero, perché ogni albero effettivamente, essendo un organismo vivente, ha intorno a sé un'ecosfera e quindi un albero impiantato in una zona in cui non è autoctono può creare dei problemi sia a livello di animali, insetti che si porta dietro, sia per quello che riguarda la sua eventuale invasività. Insomma, il concetto è che se pianti tanti nespoli, poi non puoi lamentarti del fatto che arrivino tanti pappagallini verdi, perché i pappagallini verdi mangiano, sono molto contenti. Io ho un nespolo di fronte alla cucina a Genova e mi fa piacere vederli, però insomma anche loro sono una specie importata che, se non tenuta sotto controllo, sta diventando invasiva e disturba l'ecosistema. A Madrid è stata proprio iniziata una campagna per controllare l'espansione, la nascita dei pappagallini, appunto, che sono tanto carini, ma se lasciati fuori controllo, come tutte le cose. Insomma, mia mamma diceva il troppo stroppia, non so se l'hai già sentito, ma insomma, in tutte le cose. O gli antichi dicevano in medio stat virtus. Insomma, una volta di più, se è in dubbio che dobbiamo salvarci, io credo che questo discorso sugli alberi ci insegni che non possiamo farlo da soli, ormai lo dicono tutti, ma oltre a dirlo sarebbe opportuno che lo mettessimo in pratica. Tutto lavorare insieme vuol dire anche progettare, vuol dire programmare, vuol dire sottoporre i propri progetti alle idee degli altri, accettando anche le critiche ed eventualmente i cambiamenti rispetto al nostro progetto, e insomma devono essere coinvolti tutti gli attori possibili, che nel caso degli alberi sono veramente tanti, perché ci sono ovviamente i coltivatori degli alberi, ci sono le comunità locali e ci sono i coltivatori agricoli, e ci sono tutti quelli che potrebbero lavorare in un sistema che organizzasse il patrimonio boschivo in maniera un pochino meno estemporanea rispetto a quello a cui siamo abituati adesso. Quindi, in pratica, quando la prossima volta che ti dicono pianteremo 1 milione di alberi, che a proposito non se ne parla più, controlliamo quali alberi, dove, perché e come verranno piantati, e soprattutto per chi. Secondo me può essere anche un ottimo test per vedere e per capire la serietà delle promesse che ci vengono fatte, ci sono state fatte.